fine della partita contro Teramo, la squadra del Cefalù torna alla vittoria. Con noi Luca Ciabocco, allenatore della squadra del Cefalù. Complimenti, si inizia bene l'anno, diciamo, non è vero? Sì, sì, c'è soddisfazione perché obiettivamente era una squadra difficilissima, con grandissimi giocatori, con grandissima propensione all'attacco, e noi invece abbiamo avuto la capacità di tenerli a 63 punti giocando con grande attenzione in difesa, e questa era la cosa che volevamo fare inizio partita, avere meno pause specialmente difensive, cosa che dal nostro punto di vista ci siamo riusciti e siamo contenti. Bene, allora diciamo che la chiave della partita è stata la grande difesa della squadra del Cefalù. Sì, è chiaro che loro hanno dei giocatori di grandissimo talento. Noi non volevamo concedergli tanti tiri facili, e obiettivamente, togliendo il primo quarto, il secondo, terzo e quarto quarto ci siamo riusciti abbastanza. Poi è chiaro che durante la partita uno si riprende qualche tiro facile, però abbiamo avuto la capacità di stare e di concedere pochi tiri pesando la palla, tra virgolette, cioè sempre contestati eccetera, e poi siamo stati bravi, la conseguenza di prendere i rimbalzi e di concedere pochi rimbalzi nel palla. Ho visto che la squadra del Teramo ha alternato difesa zona, difesa uomo, ma la squadra del Cefalù non ha mai perso la testa, si è trovata, ha giocato sempre con la testa sulle spalle. Sì, sì, no, era una cosa su cui ci stiamo lavorando da tanto tempo, cioè il fatto di avere la testa, nel senso di non avere pause, perché poi contro questo tipo di squadre 3 minuti, 4 minuti dove uno tra virgolette si rilassa, poi questi gli avversari giocano, rientrano, sono competitivi eccetera. Abbiamo avuto la capacità di gestire anche la situazione contro zona, e quindi, ma all'inizio magari abbiamo forzato qualche tiro, ma poi abbiamo trovato delle buone soluzioni, e questo è un piccolo passo avanti. Senta, domenica tra 3 giorni si gioca a Patti, insomma un tempo limitatissimo, una partita che sappiamo sempre molto calda sul campo di Patti. Sì, noi adesso dobbiamo innanzitutto domani recuperare, perché abbiamo un po' di acciacchi partendo da Guglielmo, Riccardo ha problemi a schiena, comunque recuperare un po' di giocatori. Poi ci iniziamo a ragionare sul 6, dal 6, 7 e l'8 andiamo a giocare. Sinceramente, parlo onestamente, in questo momento non ci ho messo mani sul Patti. Io personalmente, Dario ha visto partite eccetera, io ci metto le mani da domani mattina. Complimenti per la vittoria di stasera allora. Grazie, grazie, ma i complimenti vanno ai ragazzi, perché abbiamo lavorato con grande attenzione, ma non nell'ultimo periodo, da quando siamo rientrati. Grazie.